Guerrieri, guerriere, buongiorno. Uno spettro si aggira tra le scuole di arti marziali ed è quello dei maestri incompetenti che usano sporchi trucchi per farvi iscrivere ai loro corsi. Giusto? Giusto. No, perché lo scheletro rappresenta lo spettro. Una metafora. Vabbè. Ho iniziato a fare arti marziali quando avevo 12 anni. E adesso ne ho 44, quindi ne ho viste diverse di cose strane, alcune divertenti, alcune letteralmente grottesche. E questa è una di quelle. Come funziona? Si basa su un assunto. E l'assunto è: ti dimostro che quello che hai fatto o quello che pensi di saper fare non vale nulla. E così vieni da me a imparare la vera arte marziale, il vero sistema di difesa personale o il vero sport da combattimento. Tant'è. Ti spiego esattamente come funziona. Il maestro chiama il principiante, che normalmente è venuto per una lezione di prova, e gli chiede: come ti difenderesti da un pugno? Vale sia se la persona non ha mai fatto niente, sia se è un praticante di un altro sistema, sia che è praticante dello stesso sistema ma di un altro maestro, un concorrente. La tecnica può essere una difesa da pugno, da calcio, da coltellata, da bastonata, quello che è, non è importante. Praticamente come funziona? Vede qual è la difesa e elabora un attacco che eluda quella difesa, per cui parte già dalla soluzione del problema e ovviamente ci va giù pesante, come un treno. E l'idea quale sarebbe? Quella di dimostrare alla persona che finalmente ha trovato una scuola in cui si fa sul serio e in cui il sistema funziona. Ah sì, perfettamente senso. Qual è il trucco? Il trucco è che primo tu parti già dalla soluzione, secondo è ovvio che se tu insegni in una classe, nel 99% dei casi sei molto più preparato di un principiante o di una persona che viene e che ha praticato qualche anno. E quindi che cosa succede? Che praticamente non stai dimostrando che una tecnica è migliore di un'altra, e poi bisognerebbe vedere per chi, ma stai semplicemente dimostrando che tu sei più forte di un'altra persona, e grazie. E perché questa cosa è sleale, se non criminale in certi casi? Perché un buon istruttore di arti marziali, difesa personale o sport da combattimento non ha bisogno di dimostrare nulla, sicuramente non ha bisogno di dimostrare nulla al primo venuto. E inoltre il suo focus è sempre il benessere dell'allievo, la progressione dell'allievo, non il dimostrare che un sistema è superiore a un altro. Il succo è: se hai bisogno di convincere qualcuno di qualcosa, tu per primo non ne sei convinto.